È successo a luglio, era già preventivato, insomma, quando si vota la Ursula che vince per 9 voti e su 14 sono i voti dei famosi 5 Stelle, era già fatto questo accordo vostro. Durigon, ti posso dire una cosa. Vai. La cosa che mi preoccupa di voi è che continuate a non capire No, che guarda. il vostro... Mi fai finire perché sennò non riesco neanche a esprimere il concetto. Il problema è che voi non avete capito che il vostro isolamento è maturato sul terreno internazionale ed europeo, non perché ci fosse un complotto verso di voi, ma perché vi siete autoisolati dalle stesse entità che avete ritenuto i vostri alleati privilegiati, mentre i polacchi e gli ungheresi, a partire da Orban, vi hanno lasciato soli, hanno votato Ursula assieme a 5 Stelle, voi siete stati gli unici isolati in Europa. Isolando voi Allora, avete isolato l'Italia. È mi dai la vero che possibilità di siete rispondere, sono stati contento di questo. sconfitti Sì, sul piano diciamo, europeo, ma l'avete tenuto voi, avete fatto la tutto riassumo voi. così la questione di Casini, perché c'è. Lo so No, 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 benissimo, no, non la è che riassumo per i no. telespettatori. Non poteva essere più conveniente per la Lega, visto che c'era Orban che aveva fatto l'accordo con la Merkel, votare Ursula von der Leyen avrebbe Allora, tolto a c'è Conte solo un ogni piccolo particolare. visibilità. Un piccolo particolare che per noi era determinante, cioè noi volevamo fare una manovra che prendesse come primo impatto la famosa flat tax. Questo non ci sarebbe stato mai, ma mai permesso e quindi questo per noi non era possibile votare né Ursula né nessun altro. Questo l'abbiamo già sempre detto. Per noi, se voi venivate c'erano due tavoli, uno a Palazzo Chigi e uno al Ministero degli Interni. Uno parlava di taglio del cuneo secondo le spese ben previste, ridotte. L'altro invece era riguardo la nostra, la flat tax, espansione, investimenti, tutto quello che ci serviva per noi per rilanciare l'Italia in questo momento di crisi piena. Questo non sarebbe mai avvenuto. Quando Salvini ha staccato con questa famosa spina, erano giorni che dicevamo guardate che così noi vogliamo questo, perché abbiamo promesso questo agli elettori, perché noi abbiamo preso il Quindi 33% lei dice era proprio la per flat questo tax, motivo. sì un Però momento, però avevate anche non vorrei altre andare più. rassicurazioni. Da Sì. chi? Che si sarebbe andato subito al voto. No, guarda, su questo del subito al voto ti dico perché, ti spiego perché c'è stata una grande percentuale che non saremmo andati. Allora, se voi ricordate, anche voi giornalisti, tutti quanti, avete sempre scritto c'è già l'accordo PD 5 Stelle a luglio. È uscito Renzi dicendo perdonatemi, non è vero, non No, c'è. Renzi è uscito l'11. Ah. Renzi disse non è vero, mai con il Ah, PD, mai con sì. scusate 5 Sì. Stelle. Addirittura il 29 luglio il nostro presidente Conte è uscito con un tweet, non cercherò mai una maggioranza al termine di questo. Come mai dicevano queste cose? Perché c'era una forte pressione dell'organo di stampa e della comunicazione che dicevano che questo accordo ormai era imminente, Ma era anzi per era. assicurare voi, però. Era? Era per assicurare voi. Sì, ma era Era una una bugia, trappola, abbiamo insomma. visto che era una bugia, no, era una bugia piena, Però, una sì, cosa posso però dai, era una non bugia possiamo. piena perché alla fine. Però Sì, non ma lo no, vogliamo. Volevo aspetta, fare io una se domanda pensi che eravamo tecnica. increduli, che Non non ci posso, non poteva essere posso. questa cosa, è sbagliato. Noi sapevamo No, no. benissimo che l'esperienza governativa, guarda, lo dico da persona che insomma era una colomba bianca, e voi lo sapete benissimo su questa fase. Una cosa che forse non volava per il peso, scherzi a parte. Detto questo, però, noi eravamo a un certo punto che noi eravamo bloccati su tutte le azioni che noi volevamo mettere in campo. Negli stessi ministeri, no, perdone, guarda, negli stessi ministeri noi non potevamo fare nient'altro perché eravamo bloccati da quello Dove che era ci il credo Movimento 5 comunque? Stelle. Questo Noi, ci crede. No, io ci credo, però abbiamo no, l'opportunità scherzi di Va avere. bene, però Abbiamo, velocissimo perché dobbiamo andare in sì. pubblicità e No, abbiamo, era proprio sul cioè, discorso comunque una della flat partita tax economica perché della quale vorrei parlare oggi perché va la bene. retrospettiva la stiamo facendo No, da una mi settimana. deve, Prego. siccome lui No, è è una persona ragionevole e ha il tempo. citato la flat tax, io volevo dire questo, la flat tax a occhio e croce mi pare costasse nella prima fase tra 10 e 15 miliardi, quanto volevate fare allora di deficit per parlare di numeri terra terra? Guarda, Perché qui abbiamo dei problemi tra il 3 la e il nostra previsione era 2,2%. al 2,4. Però Però non mi tornano i non tornano i conti. conti. Non mi Allora, tornano i conti. che cosa No, voleva ma nel chiedere, senso, Minzolini? secondo me questa è una motivazione fatta dopo perché c'è stato l'incidente per un errore. Ma dai, No, scusami, adesso francamente tu non puoi fare la crisi e dopo. beh, Due l'ha giorni fatta ad prima agosto hai avuto sperando di una fare fiducia, presto. hai avuto una fiducia 2 giorni prima sul decreto sicurezza Beh, e c'è stata addirittura, proprio una fiducia Natale prima, scusami, c'è stata addirittura, ma una sulla TAV. TAV voi l'avete avuta vinta, doveva farlo Sì, ho semmai, se è andato sotto capito, il... ma quella è una sfiducia vera, che Ma lascia significa? perdere, Sfiduciare i conti scusami. sulla TAV, scusa questo che in Senato lui era andato invece a rassicurare Ma che la TAV si infatti, sarebbe fatta ma allora, è tradizione. Allora, questa quello che è stava avvenendo, ragazzi, purtroppo è un'altra cosa, noi non toccavamo
più palla. La nostra idea era che sì, noi ma allora si sono sbagliati i tempi. Cavolo, questo nessuno di noi ha capito niente. Ma no, come fate a dire questo? No, e non abbiamo capito io nessuno. Io ho quotidiani rapporti con tutti quanti voi. Cioè, tutti quanti che dicevate, tutti, compresi quelli presenti. Quando è che staccate sì, la spina? Certo, io no, infatti, tutti. Io no, ma non ad agosto. Allora, Minzolini no. Diceva che il governo sarebbe durato. Perché è stata una follia. L'ultima finestra di esposizione. Minzolini non perdona. No, te lo dico, ad agosto era l'ultima finestra di esposizione. Il 10 settembre avremmo votato. La famosa taglio dei parlamentari che adesso penso che voteremo Durigon, nei prossimi giorni, giusto luglio, perché penso che PD detto, e 5 Stelle erano d'accordo per votare anche subito, immediatamente siamo pronti per votarle, adesso vedremo cosa succederà. Durigon, la finestra si chiudeva il 20 luglio, lo sapevo, la sostanza è che allora, tutti pensavamo che voi stavate comandando e invece non comandavate niente. Questo assolutamente sarebbe, sì, no? Assolutamente sì. Vabbè, d'accordo, lo potevate dire però. Allora, prima